E poi bisogna pensare che Petrolini aderì al fascismo in maniera entusiastica. I suoi scritti privati, infatti, sono pieni di elogi al duce ed al regime. Ma il fascismo non lo tenne però nella considerazione dovuta. Forse Petrolini sperava di entrare a far parte dell'Accademia d'Italia e se lo sarebbe meritato, strameritato, ma non fu nominato, per dire, neppure capo manipolo della milizia. Ricevette soltanto una patacca senza alcun valore che mise sul petto nella sua ultima recita al Teatro Quirino e la mostrò orgogliosa agli spettatori dicendo: «Il duce m'ha fatto l'onore di darmi questo grande titolo e io me ne fregio». Forse il duce aveva capito che l'autore di Nerone, una satira feroce contro la stupidità della dittatura, non poteva essere fascista. Magari l'uomo Petrolini sì, ma l'artista Petrolini mica tanto. Ave! Cesare! Ave! Ave, ave! Che intanto passa di teatro in teatro, dalla Francia a Monte Carlo, da Londra fino a Berlino, dove dopo alzare il braccio nel saluto caro al Führer e a Mussolini, anche se non tutta la compagnia si adegua. Uno degli spettacoli in programma è Il medico per forza di Molière, un trionfo anche a Parigi.